concentrato sulle fasce a basso reddito, quindi quelle sotto i 35.000 euro, porta nelle tasche degli italiani 1.223 euro. Diamo una mensilità aggiuntiva a tutti per tutta l'attività lavorativa. Io di fronte a questa proposta aspetto di riceverne una migliorativa. Se non c'è, però, allora facciamolo veramente. Allora, parliamo di lavoro, parliamo di equità sociale, parliamo seriamente però, basta slogan. Presidente, su questo sembra sempre più difficile il rapporto tra lei, tra l'attivista e il ministro. Microfono. C'è un dialogo che magari non appare. No, non è difficile, guardi, vogliamo ricostruire cosa è successo ieri. Cioè, ieri c'è stato un titolo di un giornale, che non di Confindustria, ma è un giornale, penso che siamo tutti d'accordo sulla libertà di stampa. Siamo tutti d'accordo che il presidente di Confindustria non si alza al mattino e fa il titolo del Sole 24 Ore. Io ho assistito a una mattina di attacchi da parte degli esponenti politici, io ho risposto alla 1:15, dopo una mattina che venivo completamente, cioè costantemente attaccato. Ho risposto solo sui fatti, io voglio stare sui fatti, non voglio far polemiche. Qua noi dobbiamo rispondere agli italiani. Cioè, gli italiani stanno soffrendo, ci sono le fasce basse di reddito che stanno soffrendo. Io non voglio fare polemica, io voglio stare sui numeri, io voglio dare risposte, ma risposte concrete. Se qualcuno, l'ho detto, come si usa dire a Roma, vuole buttarla in cacciata, non è il nostro terreno. Presidente, non so quando ci sarà la prossima fornitura di gas da pagare da parte dell'Italia, il governo deve usare i rubli se... No, guarda, il presidente Draghi è stato chiaro. Ha dato una linea del paese, noi siamo con l'Europa, siamo con le sanzioni e quindi noi non pagheremo il rubro. C'è molto chiaro. Lo scenario europeo, che cosa prevede che accadrà in Europa se interrotteranno le forniture? L'Europa come deve reagire? Non parla di cristallo. Presidente, scusi, ma pensa che ci sarà a breve un incontro, ci possa essere un incontro a breve con il ministro del lavoro? Cioè che la posizione è rigida, per il io aspetto di avere dal ministro una proposta migliorativa. Se ci propone una prova, noi siamo disponibilissimi a guardarla. Numeri a mano però, cioè, noi le tabelle le abbiamo date al ministro, le abbiamo date a Palazzo Chigi, le abbiamo date prima della legge di bilancio quando dicevamo come bisognava utilizzare gli 8 miliardi, le daremo ancora adesso sui 16 miliardi, numeri, slogan, basta.